Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale online ed in questo episodio andremo a comprare una moto. Perché stiamo comprando una moto? Intanto dobbiamo vedere se possiamo comprare una moto, ma tecnicamente con 46.000 dollari dovrei essere in grado di comprarla. E lo stiamo facendo perché gli altri ragazzi, la gang e anche Shanti, stanno andando sul Monte Ciliad in moto. E apparentemente è l'unico modo con cui possiamo andarci, perché in macchina sinceramente non è agibile, soprattutto non con una Scirocco, quindi dovremmo attrezzarci di moto. Ed è una cosa che anche volevo comprare da tanto tempo, quindi in ogni caso prendiamo l'occasione e la prendiamo anche noi. Ok ragazzi, eccoci qua, mettiamo la freccia a sinistra e mi sembra più desolato che mai. Però ci sono un sacco di veicoli. Cosa ci fa un ombrello su una... Ma guardate che roba, perché c'è un ombrello su una Mustang? Che diamine, ha piovuto fino... Ah, perché c'è qualcuno dentro. Concessionario? Salve. Sì, sì. Ah, sì, il mio amico ora non so dove è andato. Però vorrebbe comprarsi un furgone, lo yoga. No, in realtà no, sono qua per una moto. Non so se c'è un venditore dentro. È la cosa che l'avevo chiesto, se lei era il concessionario. Ah, no, 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 non sono io. Lo sto cercando, però. Ok, ok. Lui, il mio amico, ha contattato, prova anche lei a ricontattarlo, non si sa. Intanto ragazzi premiamo enter per guardare i veicoli, vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare al prezzo che ci può interessare. Ad esempio possiamo permetterci, attenzione che la radio, ok, possiamo permetterci no, questo non ce lo possiamo permettere. 40.000, wow, bella però questa. Cavolo, non ce le abbiamo 40.000, peccato, perché questa era proprio bella. 9.000, ok, abbiamo la Daemon volendo, non, magari non salirà le montagne proprio nella maniera più efficiente possibile, però neanche questa possiamo, questa sì, Esky, questa probabilmente ragazzi, mi sa che andiamo per questa, perché 18.500 ci permette di avere ancora un po' di soldi e soprattutto questa probabilmente ce la fa in montagna. Ah, 42.000, peccato la Sanchez, 39.000 e non ce la facciamo comunque. Che diamine, questa Manchez non ce la facciamo lo stesso, quindi beh, non abbiamo tanti soldi per quello che costano. Quindi a questo punto ragazzi l'unica che possiamo permetterci è quella che abbiamo visto. Vediamo se troviamo un venditore da qualche parte, perché sennò se non vale la pena poi comprarla. Salve, salve. Salve, lei sta cercando il venditore? Sì. Anch'io non so sinceramente dove sia. Non hanno questi, non lavorano mai, hanno pure i soldi. Noi che ci rompiamo il culo con le ostriche dalla mattina alla sera siamo qui. Shanti ha detto, forse non ti conviene salire, è successa una cosa e potrebbero incolpare chiunque troverà. No, probabilmente è chiunque troveranno, quindi forse non mi conviene salire. Qui dopo quando torno in città ti scrivo. Aspettiamo qualche torno in città allora. Se ci capita ragazzi la moto prendiamola comunque. Però boh, per i soldi che abbiamo sinceramente non ne ho idea adesso. Poi questo gira sempre con la Lamborghini e l'ombrello. Io non ho capito che diamine di problemi abbia. Lei il concessionario, è lei che... l'auto? Lei con l'auto, no. Lei quel concessionario, cos'è che dice? Credo di aver capito però. Metta un soggetto, qualcosa, signore. Lei che vende auto qua? No, no, se no. Vuole le vendo... Ah, a proposito, andiamo che ti devo vendere la moto. Avete... Se ne sono andati così. Comunque ragazzi, allora, dato che non possiamo comprare una moto e non ci conviene, direi che andiamo per la prima volta a lavorare come meccanico, perché è il lavoro che abbiamo scelto ma poi alla fine non l'abbiamo mai fatto. E quello che dobbiamo fare è andare al, vediamo, quartier generale dei meccanici. C'è una specie di quartier generale dei meccanici. Eccolo qua ragazzi, stazione meccanici. Penso che sia qua il punto. Quindi dobbiamo andare qua, vediamo che cosa c'è, come funziona, perché da quello che ho capito dobbiamo vestirci da meccanici, prendere dei kit di riparazione e altre cose che ci serviranno per lavorare. E poi fatto ciò possiamo iniziare a ricevere, beh le riceviamo già le chiamate, però possiamo iniziare ad accettarle e andare veramente a riparare l'auto alla gente, che è una cosa che ancora non abbiamo provato e ancora non abbiamo fatto. Quindi eccoci qua vicino alla stazione di polizia, poi perfetto, benissimo, parcheggiamo la nostra auto tipo qua. Qua come vedete ci sono due possibilità. Allora la prima è 5 dollari per riparare veicoli, dobbiamo prendere i kit di riparazione, esatto quello che vi dicevo prima. Quindi se noi prendiamo kit di riparazione, quanti kit di riparazione prendi? Ne prendiamo 5. Con 5 abbiamo 25 dollari di kit di riparazione che abbiamo speso. E tecnicamente adesso dovremmo avere la possibilità di prendere il veicolo e andare a riparare. Vediamo, prendi veicolo, flatbed, esatto, o tow truck. Io direi di prendere il flatbed, che è quello che ragazzi ci permette appunto di caricare le auto sopra. E possiamo finalmente andare in giro ragazzi ad accettare qualche chiamata di gente che ha problemi con l'auto. Possiamo anche riparare delle turbine, vedo, che ci danno 800 dollari di ricompensa, che è una cosa che potremmo anche
scegliere di fare. Proviamo ad andare a vedere, magari potrebbe essere interessante. Poi se riceviamo qualche chiamata da qualcuno, magari la accettiamo e vediamo in quel caso di riparargli l'auto. Una cosa, pensavo costassero molto di più i kit di riparazione, però probabilmente se ci facciamo pagare abbastanza per una riparazione, la cosa è abbastanza profittevole. Magari non troppo, ma sembra che lo sia abbastanza come lavoro copertura quando non siamo con la gang, ragazzi. Inoltre, questa sarà la nostra prima riparazione di sempre, quindi vediamo se ce la caviamo e se riusciamo a riparare almeno queste cose. Non so quanto siano simili le turbine alle macchine, però... Ok, Shanti mi ha scritto tu che fai? Vediamo un attimo, le rispondiamo che siamo nel mezzo di un lavoro. Sto riparando, anzi più che sto lavorando, sto riparando turbine. Sto riparando delle turbine. Ecco fatto. Bene, quindi la turbina che non funziona dovrebbe essere questa o quella dopo. Adesso vediamo qual è quella che sta dando problemi. Ma se la ripariamo, tecnica, eccoci qua. Sì, questa. Perfetto, freniamo perché non voglio cadere. Ok, di sotto con questo. Capito, se vuoi ti porto la merenda. La merenda, ok, grazie. Ecco fatto. Poi abbiamo anche un lavoro, ragazzi. C'è un'auto da prendere. Facciamo che l'accettiamo e poi ci invierà le coordinate, immagino. Comunque, ripariamo prima. Dati kit di riparazione 1, vedete, per riparare la turbina. Le turbine, in realtà, sono tre apparentemente quelle che dobbiamo riparare. Adesso ne stiamo riparando una. Ecco fatto. Una fatta, ragazzi. Una su tre. Vediamo l'altra dove si trova. Ok, non troppo lontano da qua. Mi pare di aver capito. Sì, è proprio giusto dietro l'angolo. E poi abbiamo anche da andare a prendere quel veicolo che è mezzo distrutto, che ci hanno chiamato apposta per portare via. E abbiamo il veicolo giusto per portare via quello lì. Benissimo, due sono fatte, manca l'ultima e poi ci danno la paga. Eccoci qua, ultima turbina. Bene, $800 ricevuti, ragazzi, perfetto. Oh cavolo, è a tanti chilometri da qua, quindi ci andiamo, ragazzi. Ci vediamo una volta che siamo vicini al punto. Abbiamo un problemino, il mio camion ha preso una botta pazzesca di lato. Fa un po' fatica ad andare avanti, abbiamo una luce completamente distrutta, quindi se ci ferma la polizia potrebbe farci storie per la luce mancante e soprattutto il fatto è che la gomma ha un po' di gioco e non so se lo sentite ma fa un rumore strano perché è un po' storta, si è storta un po'. Ricevuta chiamata meccanico, la prendi? Direi di no perché siamo già con un'altra chiamata, quindi vediamo se hanno aspettato tutto questo tempo, ragazzi, che arrivassimo. Sinceramente non lo so perché ci abbiamo messo veramente tanto, ma eravamo super lontani, quindi ha senso. Vediamo un attimo, ok, vediamo se c'è qualcuno qua. Aia, ho sbattuto, cavolo, e mi si è distrutto, non ci credo. Mi si è distrutto il veicolo, non ci credo, davanti al tizio, al veicolo che dobbiamo andare a prendere. No, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma come faccio adesso? Devo usare un... Oh cavolo, devo usare un kit di riparazione per il mio veicolo perché sono andato addosso al palo, stavo guardando da un'altra parte. Quindi cronologia SMS, Shanti, anzi facciamo rubrica, invia posizione, ok. Moto distrutta nel sentiero, cavolo. Ma non posso prenderla perché il mio camion è completamente distrutto e non c'è modo di andare né avanti né indietro. Ah, era questo quello distrutto, ragazzi, guardatelo. Eccolo qua, eccolo qua. Ci sono delle persone laggiù con un morto probabilmente. Ma cavolo, sono un po'... Mi hanno rotto la moto e sono sopra la montagna. Oh mio Dio, no, anche Shanti adesso non può venire. Ah, ok, ragazzi, ripara il veicolo più vicino. Ok, non sapevo, kit di riparazione, chance di fallimento del 25%, quindi abbastanza bassa. Potrei farcela ripararlo, vediamo, siamo nel motore. Sono fregata qua sopra, ha scritto Shanti. Cavolo, lei è rimasta bloccata là sopra, io sono rimasto bloccato qua. Attitudine fisico, ingegneria più 0,2, abbiamo riparato il camion, ragazzi. Finalmente, non ci credo, ce l'ho fatta veramente, però purtroppo non so quanti kit di riparazione ho ancora. Tecnicamente ne dovrei avere uno, quindi dovrebbe bastare uno per riparare quel veicolo. Vediamo di sentire i tizi che avevano problemi. Dovrebbero essere quelli tecnicamente, che hanno anche problemi con un cadavere, sembrerebbe. Non so chi sia sinceramente. Salve. Sono il meccanico, ho sentito che c'era un veicolo che devo portare via. Avete fatto voi la chiamata? È stato questo uomo qui. Ah, ok, pratica... ok. È la scirocco laggiù che... Non è mia la scirocco. Ah, ok, ok, la porto via e basta, no? Sì, la porti via e basta. Va bene, va bene. Posso, grazie, chiederle un favore nel frattempo? Mi dica. La pago se vuole. Può portare da un bancomat? Ah, sì, non c'è problema, può salire con me sul camion. Grazie. Una cosa però, non so come portare questo vediamo dopo, ragazzi. Via. E rimanere dietro. No, non si può, è omologato per due. No,
Dico, posso salire sulla macchina e rimane sopra? Ah, sì, 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 è possibile. Però lui è imbarazzante, ragazzi, che io non sappia come cavolo faccio a portarla via. Cioè, come la faccio a mettere nel... Cosa, non riesce a tirarla su con... No, aspettate un attimo. Cavolo, non ho mai usato questo camion e non so come si usa. Oh. Sì, è la prima volta che me l'hanno dato, di solito uso l'altro. Ale, brutta notizia per noi. È vero, un attimo. Quindi? Facciamo una cosa, e se invece riparo il veicolo, va bene lo stesso? Quanto è che costa riparare la macchina? Beh, dato che il servizio in realtà doveva essere portata via, facciamo che mi date 400 e siamo a posto? Va bene, pago io. Bene, ripariamo il veicolo, ragazzi, vediamo un attimo. Le do un piccolo bonus sulla sicurezza. Grazie. Cavolo, ragazzi, è fallita la... Non ci credo, non ho più kit di riparazione, quindi per forza la devo portare via. Diamine, sono fregato, sono assolutamente fregato. Allora posso prendere la tua macchina io, appena la sistema? Se la ripara, prendila tu. Ecco, grazie, perfetto. Ok, ciao. Ok, l'ho caricata, ciao. Arrivederci. Salga su che così la porto dal bancomat. Perfetto, grazie. Ascolti, a questo punto non mi può portare direttamente dalla scuola guida? È un problema per lei? Le do anche altri soldi se... Per il... No, non si preoccupi, non è un problema. Tanto credo che ci dovrò andare anch'io prima o poi, quindi approfitto. Ma guardi, io a lavorare, pescare però. Ostriche mi trovo decisamente meglio. Riesco a raccogliere un gruttermente maggiore. Guardi, è stato così gentile. Salve. Lasciarle qualche mille. Altro soldino. Grazie. Dove vuole che la lascio la macchina? La porto da me in officina? Sì, guardi, la lascio in officina. E anzi, se potesse, sarebbe bello se riuscisse a portarmi in officina con lei, ripararmi la macchina, così la porto direttamente io a casa del mio amico. Ah, ok, nessun problema. Ah, sì, capisco. Sa, ce l'ho anch'io la Scirocco. È una macchinetta abbastanza buona. Dove l'ha presa? Quanto è che costa? Costa, se non erro, 50.000. Sempre alla concessionaria qua centrale di Los Santos. Dove... Eccoci qua. E l'ha comprata? Dove ha racimolato tutti quei soldi? In realtà me l'hanno regalata la mia fidanzata. Ma aveva per caso un alettone? Prima sì, ma era un'altra macchina, era una Golf. E poi adesso la Scirocco. Ah, allora l'ho ben presente lei. L'ho molto ben presente. Diciamo che se non fosse per lei non sarei arrivato su quest'isola. Ah, vero? Dice? Tendiamoci. Un attimo solo che devo capire come smontare l'auto da qua. Comunque non credo di essere un po' troppo elegante per essere meccanico. Sì, è vero. Meccanico molto delicato. Vediamo un attimo, dice che è stato sganciato, quindi... Diamine. Vediamo se scende. Beh, l'auto sembra tutta intera. No, scherzo. Ma a lei sembra che sia sganciata? A me non pare. A me sembra piuttosto stabile all'interno. No, è piuttosto fissa, sì. Ma tipo, salire sopra la macchina che magari... Guardi, più che il meccanico le consiglio di fare il trapezista. Oh... Sì, ci vorrà forse più di una birra qua. Vediamo se lui è un mio collega per sbaglio. Salve. Salve. Anche lei è un meccanico? Sì, mi dica. Ma come funzionano questi aggeggi nuovi qua che hanno... Come si smonta? Ah, aspetta, faccio io. Magari sono un po' più competenti loro. Aspetti, Ok, intanto inviamo... Ho visto... Inviamo il messaggio a Shanti. Io l'ho pure scritto. Ecco, fatto, inviato il messaggio. Questi li vedo molto più in gamba. Molto, molto più in gamba. Guardi, c'è un preciso coso da fare. Buonasera signore, avete bisogno di aiuto con la macchina? Il problema è che il camion è del signore, quindi io non ho alcun... non ho accesso al... Deve usare sul suo telefono e dovrebbe scrivere /2. Esatto, deve digitare /2 sul... Sul camion. Io l'ho già fatto, quello era il metodo che conoscevo, no, però provi ad avvicinarti. Se no può provare a cambiare il telefono. No, ho scritto anche slash, c'era scritto veicolo sganciato, però... Devi rifarlo. Allora, se no provi a cambiare direttamente camion, no? Sì, perché il computer di bordo lì mi dice non c'è nessun veicolo da... Oh, ma ce la fate! Oddio! Ciao. Signore, si sente bene? Tutto a posto? È la nuova azienda... Ciao, Shanti! Ciao, Shanti! Scusa, è stata un po' complicata, ma stiamo avendo dei problemi qua con... Io ho pagato $7,000 questa riparazione! Signore, si calmi, mi raccomando. Che sta succedendo? Ma guarda, è un casino. Quei nuovi camion che ci hanno portato, quelli con il coso piatto, non si capisce come si fa...
Bah. Devi fare slash tau. Sì, sì, l'abbiamo fatto, ma comunque non funziona. Cioè, non, no, vabbè, si sgancia. Che saranno sono rotti. Sì, mi sa che sono rotti, ce li hanno consegnati già rotti. Sì. C'è un po' di cose signore, da raccontare. Stavo cercando di fare il possibile. Allora, io ho risolto andando a garage e chiedendo un carattrezzi nuovo. Era capitato anche a me questa cosa. Lo provi a fare qui dentro. Ah. Quando finisci ci vediamo dopo, ok? Mi scrivi? Sì, 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 tranquilla. Ok, ok. Ciao, a dopo. Non va. No, non c'è nessun mezzo da caricare. Cavolo. Riprovi da dentro, riprovi da dentro. Niente da fare, sempre uguale. Niente, è proprio incollata. Incollata sul camion, quindi mi sa che deve andare allora, a farsi... E il cliente adesso come... Ma se ha fatto l'assicurazione, in teoria dovrebbe essere rispedito al suo garage. Sì, sì, ma praticamente... Ah, okay. Come compri la macchina, l'assicurazione è già inclusa. Quindi mi dispiace, signore, ho fatto il possibile. Sì, sì, grazie mille dell'aiuto a tutti voi, grazie. Posso chiedere al signor meccanico di essere portato in concessionaria per comprare una nuova macchina? Ma quella era proprio ubriaco marcio. Ma veramente, hai visto che roba? Ah, cavolo, la prima volta che faccio da meccanico succede sto casino, mannaccia. Sempre a me, per colpa mia. Adesso voglio vedere dov'è la mia macchina invece. Ho sentito un calcio che mi si è rotta la macchina, vogliamo fare? Fatto qua, vedi?